barbiere, c'è il panettiere. Ma qui, signori, signori, anzi dopo la guerra, che si candidò pure come al comune, quindi dopo la guerra ha esercitato la falegnameria qua in uno di questi locali. Il panettiere è stato fino agli anni 20, fino agli anni 30 qua. Là invece ha esercitato fino agli anni 80, probabilmente. Allora signore, quello invece che vi volevo sottoporre alla vostra attenzione è un elemento architettonico che è trascurato in tutti i paesi, come se fosse una cosa anonima, come se fosse una cosa e tutti ci accaniamo ad aggredire, o mura. Ricordatevi che un mura, chiunque demolisce una parte del muro, indebolisce un paese. Indebolisce un paese, il muro e ha sostituito il palizzato, cioè quelle strutture che servivano per difendere, come abbiamo detto prima, dalle discese dalla montagna, orti e case, li demoliamo e ne paghiamo le conseguenze prima o poi, ne paghiamo il prezzo, quelle che hanno fatto 1000 anni fa, noi lo distruggiamo immediatamente con i nostri mezzi. Ricordatevelo tutti, è la mia opinione, ma suffragata dai documenti.